È uscito in questi giorni il nuovo lavoro di Michele Gazic, un disco molto particolare che sta già riscuotendo un ottimo successo. Il disco si chiama La Via del Sale e sta per essere portato in tour in tutta Italia. La data a noi più vicina al momento è quella dell'8 di ottobre al Folk Club di Torino. È l'occasione per parlare con Michele Gazic del disco e del tour. Michele è il nostro ospite, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Gold. Grazie Giorgio, come sai è ormai un rito che noi ci parliamo quando esce un mio disco e la cosa mi fa infinitamente piacere ogni volta. È sempre un piacere, anche perché qui parliamo davvero di un disco importante proprio sotto tutti i punti di vista, a partire anche dal titolo, dal tema. Il disco si chiama La Via del Sale, tu racconti che cos'è La Via del Sale, una cosa che forse non molti più conoscono. Che cos'è La Via del Sale e perché hai deciso di dedicare il disco alla Via del Sale? Ma innanzitutto storicamente ci fu un tempo in cui il sale era importante come l'oro e come il petrolio, e le vie attraverso le quali veniva trasportato erano fondamentali e percorrevano tutta l'Europa, insomma, ci sono varie vie del sale anche vicino alla sede della tua radio, no? Quella che risaliva dalla pianura padana, su per la Liguria e poi dopo Genova. Ci sono città in Europa che prendono il nome dal sale, tipo Salisburgo, Salzburg. E al di là di questa ricerca, di questo ritrovare queste antiche vie del sale e ritrovare su queste vie degli strumenti di cui semmai parleremo dopo, mi è sembrato che fosse una metafora per parlare anche del nostro presente, per parlare dell'Europa di oggi, delle nostre contemporanee vie del sale, luoghi che avevano un significato, non ce l'hanno più e faticano a trovarne un altro. Infatti tu nelle note scrivi proprio che tu hai voluto raccontare in realtà attraverso le vie del sale, hai voluto raccontare l'Europa di oggi. Sì, esatto, cioè faccio un esempio, ad esempio c'è una canzone nell'album che si chiama La Biblioteca Sommersa, è una storia che pochi conoscono e che ho raccolto andando sempre in giro, in tour, sai che sono sempre in giro, insomma non sono mai a casa. In questo caso mi trovavo a Colonia e un amico, un fan che poi è diventato un amico, mi ha raccontato la storia della biblioteca, degli archivi della sua città. Colonia è una città che è stata vittima di bombardamenti, guerre nella storia, ma pensa, gli archivi, la biblioteca si erano sempre salvati, fino a quando per avidità, per costruire una metropolitana, hanno tolto troppa acqua dalla falda di acquifera, sbagliando tutto, insomma fatto sta che la biblioteca è sprofondata sottoterra e l'acqua è andata sopra. Un'immagine biblica, una tragedia che sembra italiana e invece è tedesca, curiosamente, lo stile sembra più italiano, e rappresenta bene, se io cercavo insomma una metafora per l'Europa di oggi, dimentica di se stessa, della sua memoria, purtroppo l'ho trovata. Accennavi anche alla ricerca vera e propria sulle musiche che hai fatto e sugli strumenti. Tu hai scritto che per raccontare queste storie sei andato a recuperare degli strumenti antichi. È proprio vero, sono andato parlando della via del sale Tucur, quella comunque storica, sono risalito lungo l'Appennino, ho passato varie estate frequentando feste da ballo e incontri e ho conosciuto degli strumenti, li ho incontrati più a fondo come uno strumento dal suono, dal nome ridicolo ma dal suono veramente dolce ed eccezionale, che è il piffero dell'Appennino, una sorta di oboe popolare tipico dell'Appennino, delle quattro province alle spalle di Genova, oppure la zampogna. Pochi sanno che la zampogna nacque in Italia e poi dopo con la colonizzazione romana si diffuse in Galizia, in Scozia eccetera. Io ho cercato di unire zampogne e pifferi ad arredare la mia musica, come se l'Appennino tutto si unisse in un abbraccio. Ci sono anche molte citazioni in questo disco, molte tu le dichiari apertamente nelle note delle canzoni, si va per esempio da Bach a Montale, anche qui una rappresentazione molto importante di quella che è stata ed è la cultura europea. Quanto sono importanti queste figure nella tua creazione? Ma ovviamente sono come dei nomi tutelari che mi sostengono e cercano di comunque dare un senso ai miei tentativi di barbaro contemporaneo, insomma. E ad ogni modo il mio sforzo è stato comunque fare decantare queste, chiamiamole così, queste allusioni nella mia musica e nelle mie parole, insomma,
Ho cercato di comunque scrivere in un italiano chiaro, semplice e comprensibile e con delle musiche immediatamente decodificabili, che sono in un certo senso corroborate da queste citazioni, ma se anche uno se le perdesse tutte, spero che arrivi un messaggio semplice e piano. Ci sono poi anche delle citazioni importanti, anch'esse, però di poeti forse considerati minori in Italia, ma che in realtà minori non sono. Tu in particolare in questo disco ne citi due, che sono Gaspare Stampa e Bartolo Cattafi. Chi sono? Come li hai incontrati? Come hai incontrato la loro poesia? Gaspare Stampa ha scritto un verso che mi è sempre piaciuto, vivere ardendo e non sentire il male, che è un po' la condizione dell'artista, no? Che è sempre in fiamme e procede comunque, no? Quella è la tragica e stimolante condizione in cui vive l'artista. Lei l'ha definito in questo verso meraviglioso che alla fine ho comunque incorporato in una mia canzone che si chiama Un tempo la fuga era un'arte. Lei tra l'altro è una fra le prime poetesse donna in Italia, parliamo del 500. L'altro è Bartolo Cattafi, a cui forse alludevi, che è un poeta siciliano che è morto negli anni 70, uno tra i massimi poeti italiani. Tutta la sua opera è stata pubblicata da Mondadori, quindi non è certo uno sconosciuto, ma oggi dimenticato. Tutta la sua ricerca è stata cercare di trovare una parola che fosse effettivamente forte, acuminata e che definisse il significato. Per cui ho montato all'interno della canzone a lui dedicata l'inizio del Vangelo di Giovanni, proprio in principio era il verbo, ma recitato, anzi urlato in siciliano da un cantautore siciliano che si chiama Salvo Ruolo. Salvo Ruolo, uno degli ospiti, un altro ospite che troviamo nel disco è Lilith. A questo proposito volevo chiedere se qualcuno degli ospiti, cioè anche moltissimi musicisti che hanno collaborato con te, ti seguirà in questo tour. Certamente, tutti coloro che hanno collaborato con questo disco, sono state mi pare 12 persone in totale in tutto il disco, mi seguiranno in tour. Non so se riuscirò mai a raccoglierli tutti quanti insieme sul palco, ma punto a farlo. Ad ogni modo, ad esempio, alla data del Folk Club che citavi, sarà accanto a me il mio collaboratore più stretto, che si chiama Marco Lamberti, che si occuperà di chitarre, buzuki, seconde voci, eccetera. Lilith, che citavi, una cantante eccezionale con una voce grave ed evocativa, d'estrazione punk, ma è riduttivo vederla così. Lei è la voce. Pensa che nel disco interpreta mia madre, quindi ti dico solo, c'è anche un video, tra l'altro, su questo argomento che se vuoi è possibile guardare online, ovunque penso. Comunque ci sarà Marco Lamberti, Rita Lili Toberti alla voce e Francesca Rossi al violoncello. Francesca Rossi è invece un'artista d'estrazione classica col suo violoncello e quindi si uniscono, come dire, tradizioni molto diverse, perché il mio desiderio è cercare di creare una sorta di musica che invito tutti a conoscere più che a riconoscere. Un disco davvero importante, ricordiamo il titolo La Via del Sale, il concerto di presentazione al Folk Club di Torino l'8 di ottobre, un concerto come abbiamo sentito con ospiti importanti, per cui occasioni, motivo in più per non perdere l'occasione, in attesa di vederti magari più vicino. Ricordo anche il tuo sito internet michelegazic.it dove si possono trovare tutte le informazioni sul disco ma anche sulle date. Io per il momento ti ringrazio per essere stato il nostro ospite, un buon lavoro e buon tour. Ti ringrazio molto e spero di incontrarti presto di persona e di venire anche a suonare proprio ancora più vicino alla sede di Radio Godo, ma so che avverrà prima o poi. Grazie.